Ciao ragazzuoli, bentornati sempre qui al CAP, bentornati sempre qui sul canale. Oggi, prima di farvi vedere il mazzettino inerente, che tra l'altro è molto divertente, io ve lo straconsiglio, vi faccio vedere un piccolo appunto, nel senso, noi andiamo nel negozio e vediamo questo nuovo passoro che ci ha deliziato il grande e illustrissimo Marvel Snap. Cosa possiamo dire? Che è conveniente? Cazzo sì. Bisogna essere onesti. Ok, io sono contro il pay to win sempre. Però io sono dell'idea che il season pass in un gioco qualsiasi gratuito è quell'aggiunta in più se tu ti vuoi rendere piano e sempre al passo del meta attuale. Nel senso, con le nuove carte che escono mensilmente, settimanalmente, tu quel season pass, quel cazzo di season pass ti serve, capito? Questo invece passoro che cosa fa? Ti dà 1800 gold, 300 appena lo compri e 50 ogni giorno, però tenete a bada che dovete entrare ogni cazzo di giorno a riscattarlo, che altrimenti li perdete quei 50 di oro, ok? Vabbè, chi se ne, anche perché basta che apri il gioco pure dal telefono e via, cioè, nel senso, te lo ricordi questa cosa. E mi rendo conto anche di una cosa, che hanno tolto, se ci pensi, i bundle con i gold, dove sono? Cioè io avevo solamente cazzo di euro. E se ci pensate, a maggior ragione è ancora più utile questa cosa del passoro. Cioè, perché dici tu, ok, io ti tolgo l'opportunità di prendere i gold che ti sto offrendo con i vari bundle, perché sarebbe una scammata intrinseca del gioco. Però tu che cosa puoi fare? Tu ti prendi 1.800 al mese di gold con questo season pass. Metti che tu hai preso anche il season pass, che sono tipo 3k o 4k di gold mensili. Cioè, nel senso, ti becchi, è tipo questa, la becchi, te prendi e te la compri e non hai nessun scrupolo di coscienza, capito? Ovviamente questo discorso è per chi lo può fare, ok? Se non lo potete fare, non lo fate, ragazzi, e non c'è nessunissimo problema questo passoro. C'è il pass, c'è già il pass lì, dici vaffanculo, io non sono un pay to win, quindi neanche il pass prendo. Ci sono le quest, ragazzi, tranquilli. Capito? Dobbiamo sempre ricordarlo che è pur sempre e comunque un gioco gratuito. Ora, mazzo di oggi, allora, per chi c'è stato ieri in live, ragazzi, lo sa bene di che mazzo stiamo parlando. E perché c'è lei? Cioè, mi duole aver speso 1200 di gold perché sono tantissimi, ok? Però è bellissima questa Valiant, è veramente bellissima. Adesso mi mancano i crediti. Mi mancano i crediti, ti faccio infinito, ti faccio bianco e nero, ti faccio gold, ti faccio qualsiasi cosa. Ma abbiamo rankato come dei maledetti ieri sera in live. Anche perché abbiamo utilizzato il mazzo più forte del gioco, lo faccio vedere al volo, però penso che lo sapete benissimo che è questo qui, no? Un mazzo del genere, manca solo con l'Obsidian, ma quello ci arriviamo più avanti. Invece il mazzo di oggi è sia per chi vuole giocare un qualcosa di divertente all'interno delle rank e non stare sempre col mega turbante in mano e l'asciugamanina attorno al collo, e per chi vuole in qualche modo giocare Mockingbird non solo in un Thanos, ok? Quindi, cosa vuol fare questo mazzo? Anzitutto, complimentone al Quentin che mi ha fatto togliere Shanna e mi ha fatto mettere Queen Jett, e sto mazzo gira ancora di più, perché dovete sapere che inizialmente lo giocavo con Shanna e non con Queen Jett, ok? Però, se ci pensate, Queen Jett con Pop al turno 3, Mongol al turno 4, vuole andare a sdoppiare la Mockingbird e la She-Hulk. Anche perché no, un grandissimo Ant-Man Pixel, bellissimo, per andare a flottare il quinto turno e andare a giocare She-Hulk a 0, la doppia She-Hulk a 0 e la doppia Mockingbird a 0. Perché noi mettiamo nei turni iniziali la grande Squirrel, così che lei, la grande Mockingbird, si sconta di 2. E Mysterio, che quando la giochiamo fino alla fine della partita sono 3 copie, quindi vale per 3, diventa 0. Cioè, questa carta diventa 0 con una Squirrel e con un Mysterio. Capito? Senza senso, vabbè. Senza senso. Poi ovviamente abbiamo Sunspot perché dobbiamo flottare quel turno 5 in più, Armor e la grande Rogue a chiudere il cerchio delle Tech Card. Vamo se! Ora, se mi bricca il mazzo, mi incazzo come non mai. Perfetto. Non parlo più, Rodè. Eccolo qua, la mano di Dio subito. Terra selvaggia? Ecco. Di questo stavo parlando. Era proprio di questo che vi stavo parlando. Eccola qui, subito a 3. La spottino qui, a voglia. Kitty Pryde, tu dici? Ok. Ora, possiamo subito pensare di giocare da Hustler. Qual è? Bella la Squirrel, frate. Squirrel è bella. Che gli fa? Che gli fa la Squirrel? Bella. Chiudi.
Dazzle all'accento subito, ok? Sì. Poi puoi pensare di giocare Hope, Kulun, ok? Anche Armor è bello, va bene. Qual è? Quinjet, va bene. Ci sta Quinjet. Ok. Immagino se prendeva la Shulk, frate, quanto potevo godere. Ora, Mongol, frate, è qui. È qui. Oddio, però farei così intanto. Io mi chiuderei. Io mi chiuderei. Perché sì. Perché mi voglio chiudere. E oddio, ma volendo. Aspetta, perché se io faccio Mongol, poi flotto, io posso benissimo giocare anche una Squirrel maledetta lì, sai. Gioca la Mongol. Gioca la Mongol. Lì. Ok, e fino a qua c'è il funzionamento bello che è pronto. Mancava solamente la Shulk, che penso che adesso mi arrivi e mi incazzo. No, Antman, perfetto, grazie. E Squirrel, no? Facciamo la Squirrel, Mockingbird da 1. Abbiamo Antman, abbiamo Armor, facciamo cose e vai col vento. Io intanto lo setterei Antman, volendo, per il meme. No, non lo setti perché può essere un Sera Control, volendo. Gioca la Squirrel e basta. Ma perché non snappo? Non lo so, mo sento che questo è un bello snappino fatto. Ora bisogna vedere che cosa mi gioca lui su Terra Selvagge. Perché io posso pensare di mettere sia la Mockingbird oppure Antman, ma penso alla Mockingbird perché fa più punti. Perfetto così. Ragazzi, è 2-0-9. 2 fucking di 0-9. Che li vuoi fa? Niente. Assolutissimamente niente. Che tu fai così. Tu fai così. E tu fai Antman. Questo. E chiudi. Cioè comunque dobbiamo provvedere sicuramente a togliere sta variant, perché cioè sfigura in una maniera assurda con Mockingbird e con Sunspot di Nip. E questo è il mazzo, ragazzi. Cioè, c'è poco da fare. Ha chiuso in bellezza. Tu punti a fare espressamente questo, a riempirti tutti i campi. Ok, Terra Selvaggia ci è stata molto utile alla causa. Però noi potevamo ancora giocare robe, potevamo giocare Armor, potevamo giocare Misterio, potevamo giocare Squirrel Girl, potevamo giocare qualsiasi cosa. Indipendentemente da ciò che ci veniva offerto dalle location. Poi giocare gli Squirrel è veramente comodo, perché se vi ricordate all'inizio, quando si iniziava, la Squirrel era veramente bella da avere. Ok, era proprio bella vedere Squirrel, perché in certi campi, mi ricordo che compariva sempre tipo Sanctum Sanctorum, la Squirrel ti salvava. Ok, poi c'avevi pure Nightcrawler, cose. Momenti passati. Oh, ok, adesso possiamo valutare una cosa, se questo mazzo vince contro il Thanos o meno. Ok, perché lo so che quello che vi interessa di più a voi, se il mazzo può reggere il confronto con il Thanos. Mo vediamo, frate, mo vediamo quello che succede. Facciamo un misterio? Why not? Magari su zona negativa? Nico? Ah, lui gioca Nico? Allora non è quel Thanos di cui stiamo parlando tutti? Ok, non ci abbiamo Mockingbird però, ok? Cioè, presto detto comunque. E Hope, no? Hope è bella. Hope è molto bella, come roba. E peccato che non ci abbiamo chissà quali carte. È full lui, allora che l'hai giocato a fare la Space lì, frate? Ma sei pazzo. Bello. La Mockingbird è bella.
Solo che noi ci andremo a copiare poco. Poco e niente. Che gli metti tu? Gli vuoi mettere armor? Per poi andare a copiare queste Dazzler, Mockingbird e Rogue? Potresti, sì. Potresti. Potresti. In effetti, sì. E basta. Peccato che non ci abbiamo coso. Ok. Questo è molto bello. Sta roba è molto bella, sai. C'è anche Saspot, frate. C'è anche Saspot. Ma Saspot è inutile adesso. Attualmente Saspot è inutile. Attualmente è inutile. Mi fa fare soltanto un punticino in più. Perché tu che cosa punti a fare? Punti a fare Rogue qui. Punti a fare la doppia Dazzle. C'è la doppia Mockingbird. Fai robe, frate. Fai robe assurde. Roba assurda. Allora. Uno e due. Ok. E fin qui non ci piove nessuno. Poi, che vuoi fare? Dazzle la mandi al bar e fai Rogue? Ma a me che io gli prendo Kazar, mi può interessare? No. Ma mai. E il problema è io come vinco? Oddio, però io... Posso dire, io farei così invece. Io farei così. Farei così e vediamo quello che può succedere. Tu mi hai snappato, fratello. Tu mi hai snappato. Questo ragazzo mi ha snappato, ragazzi. Ok, bello, grazie, arrivederci. Sei un grande, bro. Continua così che sicuramente arriverai top 1. No, certe volte veramente non ha senso. Cioè, forse posso capire che tu mi dici, va bene, mi hai rotto il cazzo perché stavi riflettendo troppo, ti snappo. Ma non funziona così. Non è che se tu mi snappi perché io sto raggiando la giocata io ti concedo. Capito? Non funziona proprio così. Bello. Subito. Ah. Vabbè, non è un problema questo. Gioca lo Squirrel qui. Così almeno lo confondi. Questo è un Thanos. Tu lo confondi e dici, oh, senti, vedi che sono un Destroy. Un Destroy strano con la Squirrel. Ok? Time. Dici pure lui punta a distruggere. Bello. Bello, no? E a sto punto farei una bella cosa. Io metterei armor qui. Sul regno dei morti. E basta. Perché se lui è un Thanos, vuol dire che se è quello che intendiamo tutti, ci avrà visione. O ci avrà Jeff. Che vuoi fare, pazzo? Vuoi distruggere? Non distruggi. Ok. Ci stava anche la space, esatto. C'è la space, c'aveva tanta roba. Lui si butta... Perché? Saspot. Per forza Saspot. Per forza di robe Saspot. Poi gli puoi giocare anche la Mongorli, non c'è problema. Però se tu mi puoi deliziare di, di una grandissima Mockingbird adesso, oppure Antman o Dazzle qualcosa. Ah. E Gagliera. Tu giochi Gagliera, dici. Bello. Sai, molto bella questa roba. E fai Mongorl a sto punto, sì, fai Mongorl. E poi? E poi valuti. E poi valuti. Cioè sarebbe... Io già me la immagino tipo sto turno 6 come... Shulk Dazzler, Shulk Dazzler, Rogue qui li prendi la soul. Rosa. Peccato, e dico peccato, che non c'è stato. Vabbè. Miniere di vibranio.
Ok, skip. Abbiamo la Shulk, la doppia Shulk a 1. Ok. Saspot a 10. Ora, qual è il problema principale? Il problema principale è che lui ha Chalaiot. Ok. Però tu già gli fai sta roba. Ok, tu già gli fai sta roba. Tu già gli fai sta roba. E chiudi. Proviamo. Mhm. Mhm. Ok. 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 Perdiamo per differenza. No, pareggio, 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 pareggio. Che perdiamo per differenza. Pareggio pieno. Molto bella sta cosa. Va bene, ci sta. Guarda tu. Ci avevamo giocato un sacco di cose. Ci avevamo game verde non so a quanto. Bello, 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 bello. Next, 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 next. Un altro da, non so, man mano che si va avanti comunque in queste rank infinite è pieno. Sarà pieno, pienissimo sarà. Sarà pienissimo di questa roba. Ok, time, va bene, ci sta. Ora, Nexus. Ah. Che fai con quel Nexus tu? Te lo tieni? Te lo lasci? Che fai? Vogliamo giocare armor? Così evitiamo Alayot in qualche modo. Ormai me lo sogno una notte a quella nube tossica, mamma mia. Me la sogno una notte. E l'abbazia. Ok. Ci posso stare. Ci posso stare, sai. Puoi giocare gli Ant-Man però. O Dazzler. Dazzler. Sì, sì, Dazzler e basta. E Ant-Man te lo tieni? Magari. Oddio, non mi ricordo la mia mano d'apertura. Non mi ricordo se c'era la Shulk, raga, cazzo. Altrimenti riempivo. Reality, va bene. Kulun. Ragazzo, ora. Vedi, mi ha dato misterio. E a me misterio, che cosa mi serve? Tutto ciò. Posso giocare a Sasspot? Sì. Certo. Poi? Niente. Quello che posso fare è fare sta roba. Sto mazzo, cioè, sto mazzo gira, però non gli puoi fare nulla, è normale che qualsiasi mazzo poi dopo una certa di bricca. Mockingbird, Mind, pesante, pesantissima sta roba, pesantissima sta roba, pesantissima. E che posso fare io, che mi invento? Passo, fa tutto Sasspot, e poi la chiediamo con Shulk. È l'unica play che mi viene in mente. Jeff Soul. Thanos a 20, vabbè. Con calma. Con calma quel Thanos a 20. Op. Briccato Mongirl e Mockingbird. Ok, questo è sempre perso. Vabbè, vediamolo per due cubi, dai. Vediamolo. Quanto per vedere? Thanos a 20. Chiuso in bellezza. Vabbè, ci sta, ci sta, ci sta, ci sta, ci sta, ci sta, ci sta. Noi abbiamo perso, ha beccato il mazzo, altrimenti sarebbe stato tutt'altro game. Sarebbe stato tutt'altro game, ci sta. Ma la partita non potrà togliere la gloria che mi ha dato questo mazzo. Cioè, boh, raga, veramente. È divertentissimo da giocare. Ha parecchie combo interessanti. Non si basa. Non si basa solamente su Mockingbird e Shulk, ok? Perché come avete visto ci abbiamo Dazzler, ci abbiamo Ant-Man. Immaginate un doppio Dazzler, un doppio Ant-Man con i bonus che ci stanno attualmente. Poi è normale che che il Mockingbird, cioè è pensato per Mockingbird, ok? Cioè, perché lo scopo del mazzo è giocare sia lei sia Shulk a zero. Quindi prima di pensare, ma si può giocare senza Mockingbird? Già pensate questa cosa. Che è sempre un 0-18 ipotetico che si toglie al mazzo. Ok?
Per il resto niente, tocca provare il Thanos ormai e vi auguro una sontuosissima domenica, ragazzi. A domani.